Allora, sono andata intanto a stendere su tutto l'occhio il primer occhi e ho utilizzato questo qui della Puro Bio. Dopodiché ho steso un velo di cipria. Andiamo a stendere adesso un colore di transizione nella piega e diciamo grossolanamente anche sulla palpebra mobile fissa, e utilizzo come colore un must have che è veramente neutro e bellissimo, e ve lo straconsiglio come colore da avere assolutamente in una palette, ed è Narciso di Nabla, questo bellissimo marroncino molto molto naturale, quindi un marroncino rosato davvero bellissimo. E questo appunto, come vi dicevo, lo vado a stendere per iniziare a dare le fondamenta al mio trucco e per far sì che sia anche molto più facile da realizzare, perché quando utilizziamo soprattutto colori, trucchi un po' più strutturati, è importante, secondo me è davvero d'aiuto fare una base del genere, quindi con colori più neutri che ci vadano poi ad aiutare tantissimo con il trucco che andremo poi a realizzare, pure per le sfumature e tutto quanto. Allora, non ci fate caso a tutti i capelli che svolazzano, che sono fuoriusciti dalla coda, perché con questo caldo non riesco a tenerli decentemente, quindi sono stata 3 ore a cercare giusto, ma vedete, ci sono ancora peli che escono, quindi non mi giudicate male. Allora, fatto questo, vado poi a fare lo stesso discorso con un colore un po' diverso, leggermente più rosato. Questo qui infatti è proprio un rosa, sempre matte, ed è questo qui che si chiama Circle, sempre di Nabla. Anche questo è un bellissimo colore da utilizzare sia su tutta la palpebra sia come colore di transizione, davvero bellissimo. Vado a prendere poi un pennello un po' più preciso del genere, questo qui, e vado a sfumare questi due colori anche un po' sotto la rima ciliare inferiore. Procedo con il viola che utilizzerò, anche questo per dare un po' più di carattere prima di passare ai colori principali, ed è Game di Moolah Cosmetics. Adesso non so come si chiami quello che fanno ricaricabile, però io ho questa qui, la, come si chiamava questa palette? La Different by Moolah, appunto, e in questa palette troviamo questo viola opaco. Quindi vado a prendere un pennello morbido da sfumatura, ma non troppo grande, e io prendo questo qui, che è un pennello di Real Techniques. Quindi un po' alla volta, Game di Moolah. Vabbè, io dico di Game, di comunque un viola opaco. E comincio ad andare all'angolo esterno dell'occhio a trasportare questo colore anche nella piega, andando anche poi all'angolo interno, quindi andiamo a creare una specie di halo makeup che ora sta andando anche tantissimo. Vedete come è molto più facile modulare, molto più veloce realizzare un trucco del genere avendo fatto le basi di prima, perché se avessi per esempio cominciato direttamente con Game sarei dovuta stare un'eternità a sfumarlo e non sarebbe mai venuta una bella sfumatura, perché comunque adesso con questi colori che ci sono sotto viene, guardate, io non ho fatto niente e già c'è questa sfumatura molto sfumato, così graduale, diciamo. Allora, andiamo adesso a prendere il, diciamo, must have di questo trucco, il punto focale, che è il bellissimo Utopia, o Utopia come volete chiamarlo, di Neve, che è questo meraviglioso duochrome che appunto mi sembra stia nella palette appunto duochrome. Comunque lo vado a prendere con un pennello, con un cream shader 233 di Zoeva, che è perfetto per l'applicazione di questi ombretti cremosi, setosi, che se prendessimo con un altro tipo di pennello andremmo ad avere il fallout, comunque una scrivenza non molto alta. Invece con questo pennello, che simula quasi la texture delle dita, diciamo, questa setosità proprio delle dita, fa sì che otteniamo un bel effetto. Vado a stendere quindi questo ombretto su tutta la palpebra, sfumando con i contorni. Scusate il mio cagnolino, ma sarà rientrata mia mamma e quindi urla come il pazzo. Adesso, ragazzi, se non sono soddisfatta e voglio ancora più vibrantezza del colore, lo prelevo con il polpastrello e vado appunto. Colgo l'occasione anche per utilizzare un meraviglioso color lilla, che è Lilac Wonder di Neve, scusate, di Nabla Cosmetics, questo meraviglioso colore qui, e lo vado a tamponare anche questo sopra la palpebra mobile al centro. Lo stesso colore, questo qui ha un riflesso invece un po' più bluastro che rosa, è un lilla con una
punta tipo di blu, adesso non ve lo so manco descrivere. Comunque, con questo colore qui invece vado anche con un pennello più piccolino, sempre da sfumatura, vado in questa parte qui, in questo angolo, in questo angolo della piega dell'occhio, e vado a dare questo riflesso con il Lilac Wonder. Adesso ragazze voglio comunque dare un po' più di definizione al trucco, per cui prendo di nuovo la palette di Friend di Mulac e applico con un pennello piatto il color marrone opaco, che è questo qui e si chiama Coffee, e lo vado a mettere in particolare all'attaccatura della rima ciliare inferiore verso l'esterno e anche superiore, sempre in particolare nella parte più esterna. Questo modo. Ora ragazze vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare, prendo un pennello del genere, quindi a lingua di gatto ma comunque cicciottello, e prendo On Matte, sempre nella palette di Mulac, questo qui, che è un color burro opaco, vado qui sotto ad illuminare. Questa è una cosa che davvero completa il trucco, a volte si dimentica di farlo, ma secondo me è molto importante. Adesso ragazze piego le ciglia, applico il mascara e torno. Ho applicato il mascara come vi avevo detto, e adesso sono andata a mettere il correttore, lo vado a sfumare bene per pulire il trucco e per illuminare appunto l'occhiaia. Come correttore ho applicato l'1.0 Under Eye Concealer di Nabla, e poi nella parte più, diciamo, ai lati del naso sono andata con due correttori diversi, uno più aranciato e uno più beige, un po' più pastosi, per appunto combattere l'occhiaia orribile che c'è ai lati del naso. Sfumo bene e quando sono soddisfatta vado ad applicare un velo di cipria per fissare tutto. Essence la Pop Matte e vado appunto a fissare, opacizzare questa zona. Ora aspetto un attimo che per le ciglia superiori si asciughi il mascara, perché ho utilizzato il Better Than Sex Waterproof Mascara, e è fantastico, è davvero un bellissimo mascara, solo che è molto molto ricco, quindi ci mette tanto tempo per asciugarsi, poi quando si asciuga ok sta lì, però ci mette abbastanza. E poi vado ad applicare un po' di mascara anche per la rima inferiore. Sotto non applico lo stesso mascara, ma applico un mascara qualsiasi perché non ho particolari esigenze per le ciglia inferiori, e questo qui è il Get Big Lashes di Essence nella versione waterproof, anche questo. Come base, lo sapete, amo utilizzare basi fresche che lasciano intravedere la pelle, non mi piacciono mascheroni, figuriamoci d'estate, quindi applicherò con una spugnetta bagnata un velo di fondotinta, fondotinta puro bio. Io ce l'ho nella colorazione 02, applicandone pochissimo, sfumato con la spugnetta, veramente levica leggermente, diciamo rende l'incarnato, lo migliora, però davvero è un effetto naturale che mi piace tantissimo, quindi vado ad applicarlo e torno. Allora, eccomi qui ragazze, in conclusione ho messo la fascia perché così sembra un po' più ordinata, un po' più elegante, invece di tutti quei capelli che svolazzavano dappertutto, e l'ho abbinata rosa proprio perché alla fine questo trucco è venuto un viola lilla che ha comunque delle sfumature che vanno nel rosa antico, nel rosa molto delicato. Io lo trovo bellissimo da sfoggiare soprattutto con la bella stagione, soprattutto anche per quanto riguarda le feste estive, gli eventi, quindi matrimoni e così via, perché davvero dà questa sensazione di etereo, di comunque di qualcosa di molto femminile, delicato, veramente bellissimo, a me piace molto. Sulle labbra ho applicato, non lo so, cioè io ormai lo amo sempre di più, anche se ormai ce l'ho da un sacco di tempo, ma mi piace sempre di più questo colore, ed è Ombre Rose di Nabla, lo trovo perfetto per il giorno, per l'estate, per le cerimonie, per questi eventi belli, veramente sempre per gli stessi discorsi, perché è naturale, sembra un colore tipo My Lips But Better, è bellissimo, sta bene secondo me con tutti gli incarnati, e beh, comunque lo adoro. E quindi ci ho abbinato questo. Sulle guance ho applicato un altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo in questo periodo, che è il Blush Garden, il mio nella colorazione Monday Rose. Io ragazze vi saluto, spero che questo look vi sia piaciuto, mi sono abbassata le spalline perché non ci azzeccavano niente queste qua con i fiocchi, quindi facciamo finta che abbia un abito a barca o a fascia. Io spero che questo look vi possa essere utile, che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio
e soprattutto la ragazza che me l'aveva richiesto, spero di esserti, di essere, spero di essere, oddio, spero di poter esserti utile. Mando a tutti un bacio, seguiteci su tutti i social e comunque perché in questo periodo di vacanze estivo inizieremo a mancare un po' sui social, su YouTube, ma spero appunto ci teniate a tenervi aggiornate comunque sia con trucchi che potremo postare, con i cavoli nostri, non lo so. Comunque seguiteci sugli altri social e ci vediamo nel prossimo video.